le pagine si stanno inumidendo, guardate, si stanno in automatico su un momento praticamente bagnando, vedete? Queste sono calce mo molto porose, quindi... Allora, siamo al 23 di luglio, sto andando in edicola dal mio edicolante per vedere se è uscito The Boys. Non penso perché nel mio paesello la distribuzione è sempre in ritardo di qualche giorno, però andiamo a vedere. A volte capita che la prima uscita è puntuale, il restante se la fanno arrivare tipo il giovedì o il venerdì. Comunque l'ho prenotato, quindi so che molti hanno difficoltà con il proprio edicolante a chiedere. A me sembra strano, no? Perché è proprio un servizio che loro hanno fatto, quello di farsi chiedere la copia, farsela mettere da parte proprio per non evitare sprechi. Quindi mi sembra un po' strano. Il mio edicolante, ad esempio, non ha problemi. Se esce anche dopo qualche giorno, comunque me lo tiene da parte. Andiamo a vedere. Allora, ragazzi, è uscito The Boys 23. Come vi avevo detto, ho avuto la fortuna che è arrivato. Adesso ci sono un po' di riflessi. Però adesso andiamo a scartarlo, però volevo anche poi farvi vedere una seconda novità che ho trovato in edicola di Sergio Bonelli Editore, un nuovo fumetto che è uscito, non so se è un seriale, non so se era già uscito magari in libreria come graphic novel, non lo so bene, mi pare un po' quello. Però sembra un prodotto molto interessante. Adesso ve lo faccio vedere. Scartiamo The Boys. Questo è il classico The Boys, poi ne parleremo. Un settimanale della Gazzetta a 22 euro. Scusate, di 22 numeri al prezzo di 7,99 euro, quindi 8 euro. È buono come numero. Qualcuno ha chiesto se vale la pena farla, se si risparmiava rispetto all'omnibus. Carlo di Telegram ha fatto i calcoli, ha detto che con questo si risparmiano dei soldini. Quindi sono 22 uscite. Se volete farlo, io l'avevo già letto in versione. Nella sua prima versione, mi sembra spillato, usciva un fumetto molto interessante. A me è piaciuto, soprattutto nella parte iniziale. Secondo me si è andato un po' perdere verso la fine. La serie TV non mi è piaciuta, non, insomma, più che altro mi ha annoiato. Non trovo che il fumetto sia di un gradino superiore. Se vi è piaciuto, insomma, se vi piacciono quelle storie un po' trash sui supereroi che non positivi, no? Quei supereroi che sono maledetti, quei supereroi che sono tutto tranne che supereroi, questo fumetto che va per voi, anche se non è una grandissima novità, cioè per noi vecchiotti. Già negli anni 90, no? È partita questa moda di creare un universo di personaggi supereroi che in realtà di supereroi non hanno niente, ecco, in realtà nascondono grandissimi difetti e sono dei pezzi di merda più delle volte. Quindi The Boys della Gazzetta, settimanale a 8 euro per 22 uscite. Visto così, poi andiamo a analizzare meglio. Mi sembra che li valgono tutti gli 8 euro. C'è una buona copertina con le classiche alette dove potete usarle anche come segnalibro. Ci sono insomma, qualche cosina scritta all'interno. C'è il piano dell'opera. Ci sono delle illustrazioni interne. Vedete, la stampa mi sembra molto buona, non è un patinato, ma chi se ne frega. Le carte sono morbide, ma non fini. Ottimo, direi ottimo. Secondo me, già promosso come tipologia di prodotto, di stampa e di rilegatura. Il prodotto lo conoscete, cioè,
può piacervi o non può piacervi, comunque è un prodotto molto, che è diventato molto commerciale, no? Ci hanno fatto anche la serie TV, quindi dovreste già almeno conoscere il nome, ok? Poi, ecco, la novità delle novità, abbiamo questo sottosopra della Bonelli Editore. Non conosco assolutamente il... non conosco assolutamente il titolo, non sapevo neanche che dovesse uscire. Tanto sto sudando come un maiale, e sto togliendo questa etichetta fastidiosissima. E sì, non me l'ha rovinato l'album, meno male. Ecco, vediamo, dovrebbe essere un mensile, vediamo un attimino se mi piace e lo comprerò sotto sopra. Mi sembra, insomma, un fumetto di fantascienza a questo punto, no? Le carte sono classiche carte de Bonellide, però è tutto a colori a 4,90 euro. Intanto mi passa l'aereo. Sono carte molto assorbenti, quindi le pagine all'interno sono già tutte spiegazzate, nel senso che tra gli inchiostri, tra il fatto che sto sudando come un maiale qua dentro, la macchina fa caldo. Le pagine si stanno inumidendo, guardate, si stanno in automatico sul momento praticamente bagnando, vedete? Queste sono carte molto porose, quindi vi lascio questa novità, non so dirvi niente, lo leggo e poi vi faccio sapere. Sottosopra di Luca Enoch, se non sbaglio, soggetto e sceneggiatura Luca Enoch. Illustrazione di copertina Riccardo Crosa, colorazione Paolo Franciasciuto e scusa, soggetto, illustrazione di copertina e disegni Riccardo Crosa. Quindi Riccardo Crosa sono i disegni. Vediamo un po' una pagina, ecco. Questi sono i disegnini. Ci sono, mi sembrano, degli adolescenti. Qua vedo una novità, Lilith, una ristampa, uscirà forse di Lilith, come è stata già fatta per Gea, vedete? Non lo prendo Gea perché l'ho già letto a suo tempo e poi in quel formato non mi piace. Intanto sto sudando come un maiale, come vi dicevo, prima che si bagna completamente e devo buttarlo sto volume, mi conviene andare a casa e metterlo al fresco, ok ragazzi? E poi vi faccio sapere anche come questo tipo di prodotto. Nient'altro da dirvi, niente, prima leggerò, lo rileggerò The Boys, ci farò un'analisi, soprattutto sulla struttura, così cioè, a vederlo mi sembra 8 euro spesi bene, secondo me. L'unica cosa è che appunto è settimanale, sapete quanto io odio queste cose settimanali, però bah, questo giro la faccio di nuovo completa, così vi porterò un video insieme al nostro amico Carlo. L'altro è assolutamente per me una novità, se ne sapete qualcosa voi. Potrebbe anche essere una graphic novel che usciva nelle librerie, ecco, a guardarla così, mi sembra un prodotto ben confezionato, la copertina molto bella, i disegni colorati, 4,90 euro, ci sta, insomma, questo tipo di formato ce l'abbiamo anche con The Walking Dead. Ok ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao!